Giovedì 30 aprile 2015, oggi si festeggia Santo Pio. Apriamo questa edizione con la cronaca: bloccato e tratto in arresto dalla polizia un giovane mentre si aggirava col fare sospetto in mezzo alle auto in sosta durante le prime ore di oggi. Vediamo il servizio. Bloccato e tratto in arresto dalla polizia un giovane topo d'auto. La squadra volante e locale commissariato di pubblica sicurezza è intervenuta questa notte, poco prima delle ore 4, in via Santa Lucia a Marsala, nei pressi di via Sibilla, dove alcuni cittadini avevano segnalato al 113 la presenza di un individuo che si aggirava col fare sospetto fra le auto in sosta. Arrivati sul posto, poco distante, veniva intercettato e bloccato dagli agenti Vito Emanuele De Simone, 25 anni, marsalese. Da una perquisizione personale, il giovane veniva trovato in possesso di un cacciavite usato per rompere i finestrini alle autovetture, due orologi e diverse monete di piccolo taglio, nonché dei gettoni per l'autolavaggio. Dagli accertamenti sul luogo veniva accertato che erano state compiute frazioni su una Mercedes, su una Hyundai e su una Peugeot che si trovavano parcheggiate nei pressi dove è stato trovato il giovane. Rintracciati i proprietari dei mezzi, gli stessi confermavano che gli oggetti trovati in possesso del De Simone erano stati appena rubati dalle loro autovetture, il cui interno era stato appena rovistato. Sulla base degli elementi raccolti e non essendovi dubbi sulla colpevolezza di Vito Emanuele De Simone, questi veniva dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che disponeva per lo stesso che venisse portato in tribunale nella mattinata odierna per lo svolgimento del giudizio per direttissimo. E parliamo di un altro fatto di cronaca che ha turbato la città e la campagna elettorale in corso, un atto presumibilmente intimidatorio nei confronti del comitato elettorale del candidato a sindaco Antonio Angileri per il Movimento 5 Stelle. Vediamo l'intervista. Una brutta notizia di cronaca ha scosso questo inizio campagna elettorale a Marsala. Quello che si presupponeva poteva essere un semplice furto ad opera di ignoti di piccoli topi d'appartamento, pare invece che alle spalle possa esserci anche una matrice politica, visto i danni che hanno arrecato a facsimili, manifesti e ai locali elettorali del Movimento 5 Stelle. Una campagna elettorale che si infiamma nel peggiore dei modi e che lascia molte perplessità nei cittadini, ma di questo ne parliamo col candidato sindaco. Siamo proprio nel comitato dove questa notte è stato oggetto di un atto forse intimidatorio. Ecco, cosa vi aspettate? Cosa sta accadendo in questo momento e perché hanno colpito proprio voi? In effetti non lo sappiamo, noi possiamo solamente ipotizzare al momento. Fatto sta che sì, hanno rubato lo schermo di un computer, una stampante, una macchina per il caffè, alcuni spiccioli che avevamo insomma messo da parte. Però è pur vero che hanno rovesciato tutta la spazzatura a terra, in un'area in cui non c'è proprio nulla da rubare, hanno strappato un banner molto grande dal muro, e hanno buttato giù alcuni piedistalli su cui erano affissi dei manifesti. Ora, questo ci fa quantomeno sospettare che la matrice possa essere dolosa di tipo politico. Non, sicuramente i miei competitor maggiori non c'entrano nulla, vorrei precisarlo, ne sono certo, però magari qualche consigliere indispettito da qualche commento in più su Facebook potrebbe aver pensato bene di farcela pagare in questo modo, non magari da parte mia, ma magari tramite dei piccoli battibecchi che ho avuto su quella piattaforma. Ora, queste mie sono solamente delle ipotesi, naturalmente che lasciano il tempo che trovano, presumibilmente i mandanti e gli esecutori non saranno mai rintracciati, come nella maggior parte dei casi avviene, però la matrice a mio avviso è politico. Poi naturalmente noi non ne possiamo essere certi, però questo in ogni caso non ci scoraggia, anzi ci dà quella in più per andare avanti ancora più, con ancora più energia, ancora più convinzione. Presumibilmente abbiamo toccato delle corde che hanno fatto vibrare alcuni personaggi e questo ci fa molto piacere. Avete, penso, sporto denuncia, saranno venute forze all'ordine, sono stati fatti dei rilevamenti, quindi ci potrebbe essere anche un riscontro con impronto, con altri elementi che hanno trovato sul posto. Sì, noi abbiamo fatto denuncia. A parte che tutto è avvenuto alla luce, in piena luce del giorno, ovvero intorno alle 11 del mattino, quindi tra le 11 e le 11 e mezzo, mezzogiorno. E
Tutto è avvenuto in modo molto molto veloce, quindi nell'arco di 5-6 minuti. Abbiamo chiamato immediatamente, qui è venuto sul posto, se ne è accorto Aldo Rodriguez, uno dei nostri candidati al Consiglio Comunale, mi ha chiamato, mi ha contattato, io sono venuto qui sul luogo, abbiamo subito contattato la polizia è venuta, ha fatto i suoi rilevamenti, anzi oggi dovrei andare a sporgere denuncia formale da loro, però... Da qui a riuscire a trovare, a rintracciare l'esecutore materiale del fatto mi sembra abbastanza difficile, quantomeno difficile. Comunque non è un fatto isolato in questa città, ricordo che una ventina d'anni fa o giù di lì un comitato elettorale venne bruciato proprio in piena campagna elettorale. Sì, ma non solo. Io ricordo proprio qualche mesetto fa è stata data alle fiamme una macchina del Movimento 5 Stelle del candidato sindaco di Carini, se non sbaglio. Quindi io spero che la mia non la tocchino, anche perché non la potrò ricomprare. Quindi, in quell'occasione però sono stati molto carini tutti gli appartenenti al gruppo del meetup di quell'area, perché gli hanno ricomprato la macchina e quindi è stata quasi una festa poi in fin dei conti. Però naturalmente sono degli atti intimidatori poco gradevoli. Poi voglio ricordare anche un altro sindaco o candidato sindaco sempre nel Movimento 5 Stelle, sempre qui in Sicilia, se non sbaglio Di Bronte, ha ricevuto una lettera minatoria, quindi non vorrei che nei riguardi del Movimento 5 Stelle questo diventasse una prassi per quanto riguarda le campagne politiche e amministrative della città. E quei vertici 5 Stelle come hanno reagito? Molta solidarietà, mi sono arrivate tantissime chiamate, tanti messaggi su Facebook, tante email, insomma no, una bella partecipazione. Certamente noi siamo come gruppo, siamo molto, ci autososteniamo, ci autofinanziamo e ci autososteniamo, quindi la cosa ci dà coraggio, insomma questo gruppo così compatto, questa unione di intenti è una cosa che ci fa superare tutte queste quisquiglie, che poi alla fine a me personalmente, quando ho visto tutta questa cosa, all'inizio mi è venuto un po' da pensare, però poi mi è venuto soltanto da ridere, pensando che potesse essere pubblicità gratuita. A questo punto me la sono presa così. Attorno al vile atto intimidatorio giungono già le prime manifestazioni di solidarietà. Esprimo solidarietà al Movimento 5 Stelle di Marsala e al suo candidato sindaco Antonio Agileri per il vile gesto subito al proprio comitato elettorale, scrive Massimo Grillo. Le regole del vivere civile devono essere fondamentali in ogni comunità e vanno rispettate e difese sempre affinché si possa realizzare una società realmente democratica. Mi auguro, conclude Massimo Grillo, che al più presto gli autori possano essere individuati e possono pagare per quanto commesso. Anche Giovanni Sinacori, coordinatore di Marsala dell'UDC, esprime la piena solidarietà personale e del partito tutto al Movimento 5 Stelle di Marsala per l'atto vandalico perpetrato nei locali che ospita il comitato cittadino e il candidato a sindaco, dottor Angeleri. Atti vandalici come quelli registrati a danno del comitato cittadino 5 Stelle, oltre che esagrabili, sono da stigmatizzare e respingere con forza, perché rappresentano azioni che minano l'esercizio democratico costituzionalmente conosciuto alla libertà di pensiero e di proposta politica. Marsala ha bisogno di una proposta politica forte, di un dibattito elettorale serio, articolato, pregnante, in grado di spiegare alla cittadinanza quali sono i motivi per cui le forze politiche sono in campo per le elezioni ormai prossime. Non ha bisogno invece di segnali incivili, di atti di vandalismo, di atti che possono in qualunque modo minare il clima e l'andamento della campagna elettorale. Firmato Giovanni Sinacori. E rimaniamo ormai in tema politico, visto che abbiamo affrontato l'aspetto elettorale in città, e diamo di una notizia da prendere ancora le pinze, perché non abbiamo avuto sentore né di conferenza stampa e né di comunicato stampa ufficiale, ma è una voce che gira insistentemente. Pare che Giacomo Duco si sia ritirato dalla campagna elettorale a sindaco di Marsala. Il candidato sindaco voluto da Giulia Adamo è sul punto quindi di ritirare la sua candidatura. Alla base del clamoroso dietro fronte ci sarebbe l'impossibilità di fare delle liste competitive. Duco ne aveva annunciato ben tre dopo il ritiro di alcuni tra i principali supporter dell'ex sindaco Adamo. C'è anche una conferenza stampa che sarebbe stata convocata a casa
del sindaco Giradamo, Maduro ancora non è arrivato, non c'è entusiasmo e partecipazione, dicono dalle parti di Dugo, io vado in vacanza, non appoggio nessuno, dice invece Giulia Adamo. È una notizia da prendere con le pinze, circolava già dai giorni nell'aria, già Maduro si sentiva un po' abbandonato dalle forze politiche e veniva sorretto dai suoi tantissimi amici e non vedeva riscontro in quanto promesso da chi lo aveva invitato a candidarsi. Forse questa è la motivazione che lo ha indotto ad abbandonare. Torniamo a ripetere, è una notizia che diamo con il dubbio e l'inventario, tutta da confermare nelle prossime ore, ma pare che la certezza vi sia che Giacomo Dugo si ritiri da questo confronto elettorale. E parliamo ancora di un'altra notizia che ha sempre un legame con le elezioni, la visita a Marsala del ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando. Il consiglio direttivo della Camera Penale ha organizzato un sopralluogo presso il Tribunale in via d'Elfande in modo da avere un quadro aggiornato della situazione. Allo stato attuale emerge che tutti i collaudi sono stati effettuati e che manca soltanto il cablaggio della rete e l'allacciamento alla cabina elettrica. La struttura dovrebbe essere pronta in ogni sua parte entro il 2015. Il presidente Giacomo Frazzitta ha dichiarato che per questo punto la Camera Penale di Marsala chiede il trasferimento nei nuovi locali, tenuto conto che, sentiti i tecnici, gli spazi utilizzabili sarebbero pari al doppio rispetto a quelli che vengono fruiti nella struttura di Piazza Borsellino, un orientamento condiviso anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala. All'iniziativa hanno partecipato i componenti della Camera Penale, i tecnici della ditta che ha effettuato i lavori, i dirigenti del Comune Gianfranco D'Orazio, il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano e il candidato sindaco del centro-sinistra Alberto Di Girolamo, promotore dell'incontro con il Ministro Orlando che si terrà a Marsala prossimamente. Il settore staff del segretario generale del Comune Marsala rende noto che l'elenco dei consiglieri comunali disponibili all'autentica della firma delle liste elettorali è stato integrato con altri due unità. Vincenzo Studiano e Vincenzo Martinico. La disponibilità manifestata dai due consiglieri porta complessivamente a 23 tra i consiglieri e dipendenti il numero dei soggetti delegati a svolgere il servizio autentica presso il comune di Marsala, il tutto per agevolare la presentazione delle candidature che ricordiamo il termine massimo è entro il 6 maggio prossimo, entro le ore 12. Con non il classico manifesto, ma una nota quest'anno del rappresentante istituzionale della città di Marsala per ricordare l'importanza della prossima festività del 1º maggio per la tradizionale festa del lavoro, il commissario straordinario del Comune Marsala Giovanni Bologna si è affidato gratuitamente alla disponibilità delle testate giornalistiche a diffondere un messaggio, fra cui anche la nostra, ne diamo lettura. Oggi l'abbinamento festa lavoro stride parecchio con la grave crisi economica italiana e globale, in cui tante famiglie possono purtroppo contare su un'occupazione precaria e molte altre addirittura restano fuori dal mercato del lavoro. In tale grave situazione, scrive Giovanni Bologna, giovani e meno giovani senza fonte di reddito devono necessariamente avere al proprio fianco le istituzioni. A loro ci rivolgiamo affinché si trovino soluzioni normative idonee secondo principi di legalità e trasparenza per dare dignità lavorativa a uomini e donne. A questa la priorità da affrontare, se si vuole e tutti lo vogliono, elevare la qualità socio-produttiva del nostro paese. Pertanto l'impegno condiviso a qualsiasi livello di responsabilità politica deve essere quello di tutelare il nucleo familiare, rasserenando padri e madri di famiglia sul futuro lavorativo. Quel futuro che ne siamo consapevoli, conclude il dottor Giovanni Bologna, commissario straordinario al Comune di Marsala, ci è stato assicurato da quanti hanno difeso, anche col sacrificio della propria vita, l'occupazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la parità delle professioni. Concittadini, rimuoviamo gli ostacoli che impediscono la piena occupazione, riaffermiamo con forza l'articolo 1 della Costituzione italiana, firmato Giovanni Bologna.
E passiamo adesso a parlare di sanità. Marsala, scusate, di sanità, a poche settimane fa, infatti, lo SNAMID della provincia di Trapani, con il locale Ordine dei Medici e le forze sindacali, aveva sottoscritto un documento di solidarietà per i colleghi al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, edice di polemiche per due presunti casi di mala sanità. Adesso il Sindacato Nazionale dei Medici punta l'attenzione sul pronto soccorso di Marsala, ove, scrive il presidente provinciale Bia Giovanenti, la situazione non è per niente serena e ci si augura perché venga discussa sull'assetto organizzativo già molto precario, che non si verifichi qualche caso eclatante. Infatti, con un organico nettamente sottodimensionato, pare che sono 10 medici in servizio su 13 in organico, e con un sistema di triage che viaggia con la velocità di una lumaca, continua ad annaspare nel dare risposte efficaci e in tempi ragionevoli ai cittadini che, esasperati dalle lunghe attese, mormorano sempre più, puntando il dito verso il medico di turno. Secondo quanto riferito a Biagio Valente, il personale in organico deve prestare servizio anche all'ospedale di Pantelleria, quindi con turnazioni e giorni di riposo dovuti al trasferimento del personale tra un nosocomio e l'altro. Lo SNAMI, nell'evidenziare le carenze di personale, sostiene che in questi anni il blocco delle assunzioni si sono necessariamente ampliate, e quanto ha portato a sacrifici per tutto il personale, di cui abbiamo sempre dato riconoscimento. Adesso, dopo l'approvazione della rete ospedaliera, stiamo predisponendo, scrive sempre il dottor Biagio Valenti, la nuova pianta organica che permetterà l'immissione di nuovo personale, non solo medico, ma anche infermieristico ed ausiliario. Quello del pronto soccorso di Marsala, infatti, è un dramma. Capita spesso e sovente che pazienti, talvolta anche bisognosi di cure pure urgenti, devono aspettare delle ore, se non anche mezza giornata e più, prima di essere assistiti, in quanto il personale è veramente esiguo a fronteggiare un bacino di popolazione comprendente i vicini comuni di Petrosino, Mazara del Vallo e Salemi, che oltrepassa abbondantemente le 150.000 unità di persone sul territorio. A Marsala il servizio di raccolta rifiuti gestito dalla Imeri prevede il sistema porta a porta differenziato organico, carta, vetro, plastica ed secco RSU, mentre il comune prevede ingombranti, pile esauste, lampadine, sfabbricite ed altro. Il punto su cui l'amministrazione comunale intende intervenire è adesso la frazione tessile. Questa non è compresa nel ciclo integrato dei rifiuti e riguarda una quantità approssimativamente stimabile di 50 tonnellate l'anno di fibre tessiliche che finiscono fra RSU. Di fatto poi il tessile viene depositato come RSU con costi di raccolta, trasporto e smaltimento che incidono sulla tariffa a carico di utenti. Da qui l'avviso pubblico a firma del dirigente Francesco Patti, con il quale si vuole acquisire la disponibilità di imprese abilitate alla raccolta differenziata del suddetto rifiuto. Si tratta di una mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici del settore, mentre l'affidamento del servizio avverrà con successiva procedura. Ferma restante la gratuità, scusate, dell'iniziativa in favore del comune, è altresì prevedibile che a favore del comune stesso giunga una quota di contributo proveniente dallo smaltimento dei rifiuti attraverso i consorzi di filiera. La manifestazione di interesse dovranno pervenire al Comune Marsala entro il prossimo 11 maggio, al provvedimento del settore è pubblicato sul sito del comune nell'area istituzionale. E adesso una notizia che ci rincuora un po' tutti: il giovane atleta Marco Genna, la società canottieri Marsala, farà parte della squadra di vela che rappresenterà la Sicilia alla prossima edizione dei Giochi delle Isole, in programma il 28 al 30 maggio nelle Isole Azzorre. Marco Genna, secondo nella categoria Juniores, la classe Optimist della nona Marsala Winter Cup 2015, ha ottenuto la qualificazione per i Giochi delle Isole, pur avendo partecipato soltanto a due delle tre prove di selezione svoltasi a Siracusa, Marina di Ragusa e Palermo, rimontando quindi diverse posizioni nella classifica generale. Assieme a Marco Genna faranno parte la squadra siciliana Oliver Riccobono del Circolo Vela Sicilia Palermo, Lidia Capturici del Circolo Tennis e Vela Sicilia ed Eleonora Barbera
del Circo Nautico NIC di Catania, Marco Genna e Giulia Schio, entrambi la canottieri Marsala, saranno impegnati questo fine settimana a Civitavecchia nella prima selezione nazionale per la partecipazione ai prossimi europei e mondiali giovanili di vela. Per questa edizione è tutto, vi ringrazio per averci seguiti fin qua, vi ricordo l'informazione su Hermes TV è ogni due ore, quindi dalle 15 alle 17, alle 19, alle 21, 23 ed una di notte. Inoltre l'informazione in tempo reale corre sul nostro sito, il portale www.marsalanews.it. A voi tutti buon proseguimento con l'informazione di Hermes TV.